Come facciamo a far sopravvivere un edificio durante un terremoto? E uno dei trucchi è quello di isolarlo sismicamente. Che cosa significa esattamente? Vuol dire separare il movimento del terreno, in caso di un terremoto ovviamente, con il movimento che subisce l'edificio. Adesso vediamo due piccole costruzioni che crescono, di cinque piccoli piani, diciamo. E qual è la differenza tra queste due torrette che vediamo costruite? Nella prima, a sinistra, abbiamo una costruzione tradizionale, dove la fondazione è semplicemente appoggiata e quindi quando ci sarà un terremoto l'edificio si muoverà. In quello a destra, invece, abbiamo una fondazione che è disaccoppiata dal terreno, non accelera con la stessa modalità che accelera il terreno durante un terremoto. Vedete, l'edificio comincia a muoversi, va avanti e indietro, e quindi gli sforzi che subisce dal terremoto vengono assorbiti, diciamo così, o comunque alleggeriti, mentre avete visto cosa succede. L'altro edificio tradizionale, che sembrava tanto fermo e stabile, a un certo punto è partito ed è crollato. Esattamente quello che succederebbe a un edificio tradizionale e che purtroppo succede in molti edifici. Utilizzando invece il sistema a destra, riusciamo a costruire un edificio che in caso di terremoto, come avete visto, oscilla, ma in modo abbastanza regolare e sicuramente non pericoloso per la struttura.